Daniele Sommariva, allora manca poco all'inizio del campionato, quali sono le tue sensazioni, le sensazioni dello spogliatoio? Sì, manca sempre meno, abbiamo l'ultima amichevole domenica, poi speriamo di avere notizie del campionato e sensazioni, dobbiamo migliorare in tante cose, abbiamo visto, abbiamo parlato col mister, col direttore ancora ieri, però stiamo lavorando, ieri abbiamo ripreso gli allenamenti, questi due giorni ho visto una squadra più determinata, più concentrata, quindi speriamo di essere sulla strada giusta, dai. Ecco, ormai sei da diverse settimane a Pescara, come ti stai trovando in questa nuova realtà, in questo nuovo ambiente, in questa nuova squadra? Sto trovando bene, ovviamente il gruppo, sono tanti ragazzi giovani, quindi nonostante abbia 25 anni io mi devo sentire tra virgolette vecchio nello spogliatoio, quindi cerco di dare un esempio ai ragazzi più giovani, però mi sto trovando bene. Il tuo futuro a Pescara per quanto riguarda il prossimo campionato, c'è Plizzari davanti a te, insomma tu lotterai settimana dopo settimana per far ricredere il mister, visto che nelle gerarchie di inizio stagione il tuo compagno di squadra dovrebbe essere il portiere titolare. Io comunque sono venuto a Pescara per giocarmi il posto, mi è stato detto in fase di trattativa quando sono arrivato, io quotidianamente ogni settimana cerco di lavorare per mettere in difficoltà l'allenatore e comunque penso che ormai tante squadre in Serie A, Serie B, in Serie C abbiano due portieri più o meno di valore, se non tre, e quindi questo aiuta durante tutti i giorni ad alzare l'asticella, ad aumentare la competitività e fa solo che bene al reparto portieri e alla squadra avere comunque portieri di livello, poi deciderà il mister e vedremo. A proposito di competitività, questa squadra è competitiva fino alla fine per poter puntare ad un obiettivo massimo per la prossima stagione? Penso che questo lo dirà il campo, una squadra nuova, tanti ragazzi nuovi, come ho detto tanti ragazzi giovani, qualcuno ha più esperienza e deve trascinare la squadra, però solo con l'inizio del campionato, le prime partite potremo vedere a che livello siamo. Noi dobbiamo puntare al massimo, lo sappiamo, lo chiede la società, lo chiede la piazza giustamente, però bisogna vedere, con l'inizio del campionato vedremo a che punto siamo. Per chiudere Daniele, a proposito di piazza, solo con le vittorie, solo con i grandi risultati si riuscirà a portare il grande pubblico allo stadio Adriatico? Sì, questo lo so, me lo hanno detto, io spero che riusciremo a iniziare il campionato in determinato modo e spero che la gente possa darci una mano come ha sempre fatto qui a Pescara e anche se dovessero esserci difficoltà capire queste difficoltà e aiutare comunque i ragazzi perché l'impegno lo mettiamo, cercheremo di metterlo sempre come è normale che sia, però alla fine per i grandi risultati serve tutto, serve la squadra, serve la società, servono i tifosi che qui so che non sono mancati mai.